Mi sento un po'. Sì, sembra quando torni a casa dalla discoteca. Dalla scoteca, eh. Vero, mi sento un po'. Beh, dai, tra l'altro c'era l'Italia, c'era, quindi. Sì, avremmo perso. Beh, però che giornata della Madonna. Sì, mi sto piacendo addosso, però. Vabbè, ho capito, ce n'è sempre una, però, eh. Te l'hai fatta 8.000 volte, l'ho fatta soltanto una volta. L'ho fatta quando volevo farla. Impara anche tu a farla quando vuoi farla. Sì, peccato che non ci sono mai posti dove farla. No, Luna, sei tu che pensi non ci siano. Trovi sempre una scusa per invalidare un posto. Eh no, ma là in fondo a 6 km ho visto una persona. Perché prima il Gottardo così è andata. Guarda, siamo arrivati a Uberworld. Vai in un bar. 5 franchi un caffè e fai la pipì. No. Saranno ancora aperti i bagni sul Sempione. Ho capito, Luna, ma manca 1 ora e 10. Cosa devo fare? Se cosa devi fare? Se ti scappa prima, la fai prima, no? Scusami, è 1 ora e 10 lunga. Vai, ultimi sorpassi con la 360. Lì c'era una panchina. Ah, Ulriken. Famosissima località. Vedi che anche il tizio faceva la pipì. Fermiamoci qua, va nel bosco? Ma va. Vai, di non ti va bene niente. Non ce n'erano altri di bagni pubblici sulla strada? E se li vediamo ci fermiamo. Non lo so. Bene fans, siamo arrivati giù anche dalla discesa del Novena. Adesso giriamo a sinistra verso Briga e praticamente rifacciamo la stessa strada che abbiamo fatto stamattina per venire fino a qua. Breccia. Quanta soddisfazione ti dà dirmelo? Tantissima. Infatti non aspetti neanche un secondo, appena la vedi che non l'ho tolta subito, freccia. Figa, stai calma. Anche tu fai così, No, no, tu la lasci per un po'. Sì, no. Beh, comunque, fans, dato che praticamente da qua fino al Sempione è tutta sta talona così, direi di teletrasportarci direttamente o al Sempione o a casa. Teletrasporto. 80 minutes later. Ciao, fans, ci siamo fermati prima della dogana a far benzina perché costa meno in Svizzera. 1,48 euro ho detto? 1,48 euro qua, e in Italia quanto costa? Nel posto dove costa meno? 1,57. Cioè, seppure la benzina costa meno, è proprio il momento di trasferirsi. 1 hour later. Ciao fans, siamo arrivati nel sottopasso prima di casa alle 10:12. Sì, ma è stato devastante. Sì, più che altro che rottura di maroni, fare tutta la statale al ritorno, autostrada, statale, che palle. Comunque eravamo alle 8 sul Sempione praticamente, quindi in 2 ore abbiamo fatto Sempione casa. Comunque 12 ore. Comunque 12 ore, sì, 12 ore in giro, abbiamo fatto di peggio,
ma comunque non è male. E in ogni caso sono 585 chilometri. Su questo ne siamo certi perché ho guardato ieri. Mamma mia. Che altro mi fa un po' male il polso del gas. Piano, senza ammazzarsi. Mi sento un po'... Sì, sembra quando torni a casa dalla discoteca. Dalla scoteca, eh. Vero, mi sento un po'... Beh dai, tra l'altro c'era l'Italia, c'era, quindi... Sì, avremmo perso. Direi di congedarci e andare, ora che sistemiamo tutto, andiamo su. Comunque, ricordiamo i fans di mettere un like e di iscriversi al canale. Iscrivetevi al canale. Ciao fans. Ciao fans. Ciao fans, sono quasi le 2 di notte, in realtà sono le 2 meno qualche minuto. Siamo tornati a casa dal giro circa alle 10 e un quarto. Poi abbiamo pulito alla bella e meglio la roba giù in cantina per non portare tutte le zanzare spiaccicate in casa. Erano veramente tante. Dopodiché doccia, siamo riusciti a vedere il fine della partita, grande vittoria tra l'altro. E dopodiché niente, ora che ho pulito tutto il resto si è fatta le 2. Comunque abbiamo fatto un giro della Madonna oggi, abbiamo fatto casa, Simplon Pass, Grimsel Pass, Susten Pass, poi abbiamo fatto Passo del San Gottardo, poi abbiamo fatto Neufen Pass, che è il passo della novena, poi di nuovo Simplon e poi casa. 585 km, non male. E tra l'altro poi domani vi caricherò tutte le storie che abbiamo fatto oggi, ma in Svizzera non si possono caricare. Ah, e domani mattina comunque ho la sveglia alle 7:10, per chi continua a pensare che non lavoriamo e non facciamo un c***o, no. In realtà io 7:10, Luna 5:35, infatti lei è andata a letto da circa un'oretta e mezza, perché cioè se no praticamente faceva after. Beh, comunque ci aggiorniamo domani con tutte le storie di oggi. The next morning. Ciao fans, solo per farvi vedere che non era un bluff quello di ieri sera. Sono le 8:25 appena scattate e sto parcheggiando in azienda. Beh, tra l'altro unico parcheggio, cioè sono l'unico che parcheggia qua per non essere sportellato. Tutti gli altri parcheggiano lì. Parcheggio antisportellate sempre. Quindi non era un bluff, ho dormito 4 ore e mezza. Molto bene, a metà pomeriggio probabilmente avrò un collasso, dopo la palestra poi...